Cari amici, eccoci di nuovo qui dopo aver sbrigato un paio di servizi mattutini. Bene, parliamo, facciamo la recensione dell'ultima puntata di NXT, ricapitoliamo, non più il Performance Center, ma colui che ora si chiama il Capital Wrestling Center. Beh, innanzitutto possiamo dire, secondo me, già dal takeover di domenica scorsa, che Kushida sta entrando in una fase importante, altronde che anche se ha perso contro Tommaso Ciampa, ma solo via squalifica perché è intervenuto Velvet in Dream, stiamo capendo sempre di più che dal punto di vista tecnico si sta specializzando molto. Brave Maverick e Killian Dane battono gli Everees. Austin Theory poi sembra in gran serata, infatti prima batte Leon Rush, ma poi, visto che chiama un altro avversario al suo cospetto, questa volta però interviene Dexter Lumis, il caro Lumis batte Austin Theory. Poi non vi dico, un bel casotto tra Ridge Holland e Danny Burch. Nonostante la vittoria di Ridge Holland, poi c'è una gran rissa tra i due. Shorty Blackheart batte Xia Li, e nel main event, come vedete anche dall'immagine di video copertina, Ember Moon e Rhea Ripley escono vittoriose dal tag team match contro Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Infine, per quanto riguarda Kyle O'Reilly e Finn Balor, bisogna aspettare ancora qualche altro giorno per capire effettivamente l'entità precisa e anche i tempi di recupero di entrambi. Comunque, io vi terrò aggiornato. Ora carico il video. Gusto Dinamite, dove è la recensione obbligatoria perché è stata una puntata speciale dedicata al 30° anniversario di carriera da wrestler di Y2J, o come viene chiamato ora, Le Champion Chris Jericho. Bene, grazie a tutti, ci vediamo più tardi per la recensione di Dinamite, alla prossima, ciao!